sicuramente molto forte, perché quest'anno abbiamo avuto un po' di problemi. Ne parleremo, ma vediamo subito il sommario della puntata di Grand Prix di questa settimana. Un sommario che vuole fare una classifica un po' inedita dei primi top 10 come piloti di questa stagione, verificando anche i migliori italiani e anche i tecnici che stanno alle spalle, al di là di questa partenza subito in atmosfera 1991, possiamo dire. E poi questo Jean Alesi. Un Alesi che entra nell'abitacolo Ferrari, dimostra di essere subito veloce e competitivo. Beh, è un momento da solista di Alesi. Bisognerà vedere che cosa farà l'orchestra Alesi Prost l'anno prossimo. Questo è forse l'elemento più delicato. E poi, proprio per onorare la presenza di Riccardo Patrese qui da noi, questa squadra Williams, una stagione forse che è quasi da dimenticare, al di là delle due vittorie della squadra, di risultati anche positivi. Però si tratta di battere avversari a livello di Ferrari e di McLaren. E poi un Cadalora che firma per la Honda 1991, eccolo soddisfatto quest'anno, un Agostini che forse aveva qualche cosa da dire, ma non l'ha voluto dire, soprattutto a noi, diciamo così. E dalle moto, dalle due ruote, passiamo a quello che sarà l'ultimo incontro rallistico 1990, questo RAC alla grande. Un RAC che vuole anche verificare forse un Fiorio che lascia la Lancia e entra nel mondo Ford. Ma adesso andiamo subito sul primo servizio e parliamo di Formula 1. Il campionato mondiale di Formula 1, in collaborazione con Osama, strumenti per scrittura. Per Edio Rioli le gare si vincono prima di tutto a tavolino, scegliendo gli strumenti giusti. Osama, strumenti per scrittura. La Formula 1 ha già riacceso i motori, nonostante il mondiale si sia concluso da meno di un mese. È tempo quindi di bilanci, prima che il lavoro di sviluppo delle nuove vetture monopolizzi l'attenzione generale. Ecco dunque le pagelle di Grand Prix. Primo, Ayrton Senna, 10 e lode. Uno che se ne intende, il 5 volte campione del mondo Juan Manuel Fangio lo ha definito, assieme a Jim Clark, il miglior pilota dell'era moderna. Non c'è davvero bisogno di aggiungere altro. Secondo, Nelson Piquet, 9. Gli è bastato disporre di una buona macchina, la Benetton, per tornare alla vittoria, dimostrando che non corre solo per rimpinguare il conto in banca. Terzi a pari merito. Alain Prost, 8. Avrebbe meritato un bel 10 in pagella, ma ha sciupato tutto con dichiarazioni lagrimevoli e polemiche, non degne di un campione della sua statura. Jean Alesi, sempre 8. Un anno e mezzo di Formula 1 gli è stato sufficiente per approdare alla Ferrari. Complimenti. Riccardo Patrese, 8. Miglior italiano nella classifica finale, ha ottenuto ad Imola una vittoria da incorniciare. A 36 anni sta vivendo una straordinaria seconda giovinezza. Alessandro Nannini, 8. Solo la sfortuna lo ha privato di un finale di stagione elettrizzante. A questo punto non resta che augurargli un recupero che gli permetta addirittura di tornare a correre. Settimi a pari merito. Aguri Suzuki, 7. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono, forse anche perché dispone di uno sponsor miliardario. Thierry Boutsen, 7. Viene spacciato per un ragioniere, ma vittorie come quella di Budapest restano a smentire etichette che in Formula 1 vengono incollate con troppa faciloneria. Noni a pari merito. Gerhard Berger, 5. È stato la grande delusione del 1990 e non gli basta come scusante l'abitacolo troppo angusto della sua McLaren. Nigel Mansell, 5. Piace alle folle per il suo coraggio, ma troppo spesso è stato protagonista di vicende sciagurate, come l'annuncio del suo ritiro, come la partenza in Portogallo. Primi a pari merito, Ivan Capelli, 7. Di che pasta sia fatto, ha avuto modo di dimostrarlo nel Gran Premio di Francia. Ha sfiorato l'ingaggio da parte della Ferrari. Stefano Modena, 7.
penalizzato da una Brabham poco competitiva, avrà modo di rifarsi la prossima stagione con la Tyrrell motorizzata Honda. Terzo, Pierluigi Martini, 6+. Giancarlo Minardi ha fatto di tutto per convincerlo a restare nella sua scuderia, che nel 91 disporrà dei motori Ferrari. Quarti a pari merito, Nicola Larini, 6. È piaciuto per la sua continuità. Di Ligier ha preferito disfarsene. Assetato di rivincita, sarà la prima guida della Lambo di Mauro Forghieri. Emanuele Pirro, 6. Tanti ritiri sfortunati e quindi un consiglio: fare un pellegrinaggio alla Madonna del Divino Amore. Gabriele Tarquini, 6. Talento naturale, avrebbe bisogno di una vettura migliore della GS per dimostrare quanto vale. Settimo, Andrea De Cesaris, 5+. Non ha avuto modo di esprimersi al meglio, ha bisogno di ritrovare antiche motivazioni. Ottavo, Paolo Barilla, 4. Persino il paziente Giancarlo Minardi lo ha bocciato, appiedandolo nelle ultime due gare della stagione. Noni a pari merito, Michele Alboreto, senza voto, costretto a fare da comparsa con una Arrows d'epoca. Avrà la possibilità di riabilitarsi l'anno prossimo con il motore Porsche. Alex Caffi, anche lui senza voto, vale il discorso di Alboreto. Primo, Osamu Goto, Honda, 10. Se la McLaren ha vinto il mondiale, lo deve essenzialmente al motore Honda. Secondo, Harvey Postlethwaite, Tyrrell, 9. Con il musetto da gabbiano ha permesso alla Tyrrell di volare oltre ogni più rosea previsione. Pierguido Castelli, Ferrari, 9. Il rilancio tecnico della Ferrari lo si deve essenzialmente a questo ingegnere torinese di poche parole, capace di ottimizzare le risorse che gli sono state messe a disposizione. Quarti a pari merito, Mauro Forghieri, Lamborghini, 8. Il potente motore realizzato dalla Lamborghini Engineering ha finalmente ottenuto un risultato da albo d'oro, terzo in Giappone. Dal prossimo anno l'avventura si fa ancor più interessante con una vettura interamente realizzata dall'ultimo grande tecnico della scuola italiana. John Barnard, Benetton, 8. Sarà un caso, ma con il suo arrivo la Benetton ha visto elevarsi il grado di competitività. Sesto, Gérard Ducarouge, Larousse, 6. Una sufficienza che si deve più al passato che al presente. Settimo, Patrick Head, Williams, 5. Dov'è finito il brillante tecnico che ha permesso alla Williams di diventare una delle realtà più interessanti degli anni 80? Ottavo, Giampaolo Dallara, Scuderia Italia, 5-. Anche lui merita di salire sul banco degli imputati coinvolto nella deludente stagione della Scuderia Italia. Nono, Steve Nichols, Ferrari, senza voto. Meriterebbe di partecipare ad una puntata della trasmissione televisiva Chi l'ha visto? Quando Ken Tyrrell lo assunse, sapeva solo che Jean Alesi era un giovane pilota francese allora al comando del campionato di Formula 3000. Oggi, a distanza di 16 mesi da quei giorni, il ragazzo di Avignone si è già calato nell'abitacolo della Ferrari ed è stato amore a prima vista. Jean, è terminato forse il periodo della gioventù spensierata, da oggi si fa sul serio. Sì, l'ho sempre fatto sul serio, però è vero che qui in Ferrari c'è tante persone che lavorano, tanti interessi di tutta l'Italia, di sponsor, di tutti, dunque è un step molto grande fra la squadra dell'anno scorso e quella lì. È una grande responsabilità, sei molto preoccupato. No, preoccupato no, però è una grande responsabilità. Senti, oggi sei arrivato in questo paesaggio semilunare avvolto dalla nebbia, ti aspettavi di vedere tanta gente? Sì, ma non così, perché
È veramente la prima volta che faccio un test ufficiale con una squadra così. Fiorano si è vestita dell'abito migliore per accogliere il piccolo siculo francese. Alesi sta diventando a poco un personaggio con la P maiuscola, l'idolo dei ragazzini. Merito di quella sua maniera così scanzonata di intendere le corse automobilistiche, di quel modo di guidare un po' guascone, certamente meno ragionato di quello di tanti altri colleghi del Circus iridato. È per questo che Jean Alesi potrebbe rivelarsi un avversario molto scomodo per Alain Prost. D'altre volte campione del mondo, Jean ha ancora da imparare moltissimo, ma considerando la sua giovanissima età agonistica, si può già scommettere che non farà molta fatica ad apprendere i concetti del suo nuovo maestro. Perché Jean Alesi da Avignone è un pilota che ha fame, vuole il successo, punta al 1991 per salire finalmente sul gradino più alto del podio di qualche gran premio. Nella stagione appena trascorsa, Jean ha sfiorato la grande prestazione. Secondo a Phoenix e a Monte Carlo, ha mostrato ben pochi timori reverenziali nei confronti dei suoi colleghi più illustri. Strano ma vero, è stato proprio con Alain Prost che il nuovo ferrarista è sembrato più scatenato. A Monte Carlo ha infilato il suo futuro caposquadra senza pensarci su nemmeno due volte. Che poi sia accaduto il famoso incidente multiplo è un'altra faccenda. Come testimoniano le immagini, le colpe di Alesi sono assai poche, più psicologiche che altro. Alain Prost, nell'occasione, affermò che Jean non era stato ai patti, a quegli accordi segreti che spesso i piloti stringono tra di loro pochi attimi prima del via. Da quell'episodio sono state poche le volte in cui Prost e Alesi si sono incontrati ruota a ruota. In Ungheria hanno viaggiato per molti giri assieme, dando vita nella prima parte di corsa a un bel duello. La storia si è ripetuta a Monza, nelle fasi iniziali di gara. Anche in quell'occasione, il ragazzo di Avignone impiegò ben poco per prendere le misure al ferrarista. Allo stesso modo, Alesi infilò di prepotenza un esterrefatto Prost subito dopo le due partenze monzesi. Ma in quell'occasione il ragazzino esagerò, peccando di presunzione e finendo mestamente la sua brevissima corsa contro il guardrail della prima variante. L'accoppiata Prost-Alesi, dunque, promette scintille. Alla freddezza e alla calma del pluriridato farà da contraltare l'esuberanza di un giovane che vuole arrivare in alto. Certo, Jean Alesi avrà bisogno di maturare per correggere una naturale inclinazione a prendersi tutti i rischi possibili nelle prime tornate di corsa, a spingere la monoposto ai limiti estremi delle sue possibilità. L'ambiente ferrarista e soprattutto un maestro come Prost dovrebbero comunque permettergli di imparare molto presto la lezione. Maranello, quindi, potrà contare nel 1991 su una bella coppia. Ma quanto durerà la versione dell'Alesi scudiero e scolaro del professor Prost? È questo il grande dubbio che solo le prime corse riusciranno a fugare. Tra poco entra nel vivo l'incontro di Grand Prix con Riccardo Patrese. Un programma in collaborazione con Uniroyal e con Gemini. Dai brividi della Coppa Italia alle tre grandi partitissime di domenica. A proposito, Maurizio, cosa hai in mano? È il ciuccio del Napoli che trema tutto spaventato. Perché trema, scusa? Perché hanno messo Maradona sul mercato. Lo vogliono le grandi italiane, il Giappone, gli Stati Uniti. Si inviamo a Suan di Gol il duello Vialli Baggio, la nostra Hit Parade, il nostro folle TG Vespa. Calciomania domani sera 22:30 Italia 1. Ciao ciao. Campionato mondiale F40. Un equipaggio lotta per la vittoria. In gara gli scafi più veloci del mondo. Con questi uomini c'è Sector. Sector, dove c'è impegno, dove c'è sfida, oltre i limiti. Sector Sport Watches, la conquista. Oggi Axe è anche un aftershave dal piacevole profumo. Axe, il tuo nuovo aftershave. Wow, 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 wow.
Amiga 500, l'immaginazione lavora, lavora, lavora. Nella più antica distilleria degli Stati Uniti, quella di Jack Daniel's, nel Tennessee, uomini come John e Billy hanno molto tempo libero. Infatti, per invecchiare, il Jack Daniel's ha bisogno di tempi lunghissimi e non può essere altrimenti. A volte dare il massimo significa non fare assolutamente nulla, come John e Billy. Quite a move, Billy. I thought you'd like it. Jack Daniel's, Tennessee Whiskey. Scopriamo insieme il meraviglioso mondo degli animali e dei loro cuccioli con I Tenerissimi, la nuova raccolta di Agostini. Ci sono le schede sugli animali, lo scenario con gli attacca e stacca, un fantastico microlibro e tante storie sui Tenerissimi nella videocassetta. In edicola, la prima uscita a sole 2.900 lire e con video a sole 12.900 lire. I Tenerissimi, una grande proposta di Agostini Junior. Male alloggia. Largo lo stop. Precedenza assoluta. Ah no, ci sono prima io. Da noi, acqua calda ce n'è per tutti. Metano, acqua calda in libertà. Ed ora subito Riccardo Patrese. Riccardo, ho detto tensione quest'anno, tanta. Ecco, effettivamente ce n'è stata tanta, forse troppa in questa stagione. Senz'altro il finale è stato sintomo di una tensione prolungata, forse che si prolungava ancora dall'89 e forse non è finito senz'altro nella maniera migliore. Speriamo che adesso gli animi si sbollischino un po'. Ma ecco, e vediamo di fare un 91 perlomeno con un risultato più cristallino alla fine. Questo è indubbio, però secondo te, lo dicevo prima, queste prove invernali sono sufficienti a scaricare un pilota di queste tensioni? O come Prost dice, no, 3 mesi senza sentir parlare di Formula 1? Beh, sai, dipende da come uno si sente. Personalmente anch'io quest'anno ho chiesto di avere un periodo un po' libero, infatti fino al 10 dicembre non salirò su una Formula 1 perché mi sentivo che dovevo un po' ricaricare le batterie, dipende. C'è quello invece che ha voglia di risalire subito in macchina e ognuno si gestisce, diciamo, con quello che sente gli serva di più. E di conseguenza Prost avrà 3 mesi perché vuole dimenticare quello che è successo alla fine del campionato, Senna magari perché vuole andare in vacanza a divertirsi, io perché quest'anno ho lavorato molto durante il periodo estivo per cercare di rimediare ai guai della nostra Williams, per cui chi per un verso, chi per un altro può aver voglia anche di non salire, chi invece avrà voglia di guidare molto come Alesi che è salito sulla Ferrari, per cui ognuno ha le proprie motivazioni e i propri stimoli. Tu hai dichiarato un 90 che non ti ha soddisfatto, è logico, aspiravi a qualcosa di più. Adesso ti ritrovi un Mansell di nuovo in squadra, motivazione di carica, motivazione di insoddisfazione? No, beh, con Mansell non c'è stato problema nell'88, penso non ci sarà neanche nel 91, direi che il fatto che Mansell sia rientrato in squadra è un vantaggio per la scuderia, che trova delle nuove motivazioni. C'è un cambio di pilota, un pilota che tra l'altro all'interno della Williams aveva ottenuto dei grossi risultati, e quindi credo che questo fatto dia una lo vediamo una qui ventata, che sta provando la Williams per la prima volta, diciamo, nel suo ritorno. È una ventata di aria nuova all'interno della squadra che senz'altro produrrà dei benefici e porterà dei vantaggi anche a me, penso. Ad un certo punto rischiavi di avere tu Jean Alesi come compagno di squadra. Ecco, ne hai guadagnato col cambio, era meglio Alesi, obiettivamente. No, sono piloti tutti molto forti, Mansell lo ha dimostrato, forse nell'ultimo anno non è stato molto costante nei risultati, però è uno che senz'altro, se ha la motivazione e la concentrazione, è un pilota estremamente valido e competitivo. Alesi forse era un pochino più inesperto, però allo stesso modo molto veloce, credo. Credo che a questi livelli uno vale l'altro. E tutto questo entusiasmo su Alesi alla Ferrari, il giovane Senna, ecco, lo condividi onestamente. Tu hai l'esperienza per poter dare una valutazione. Direi che fare paragoni con Senna non ha molto senso, soprattutto perché è tutto da verificare
Alesi ha dimostrato di essere veloce, però deve ancora dimostrare di essere un pilota che sa guidare costantemente ai vertici con i migliori. Beh, e soprattutto con un compagno di squadra come Prost, perché fino adesso di compagni di squadra non mi pare che abbia avuto dei termometri molto validi. Senti, e velocemente poi abbiamo tempo ancora per parlare, e questa Williams, Renault e Patrese riparte da capo per il 91? Tutto da rifare? Direi che ripartiamo da capo, perché facciamo tutto nuovo. Chiaro, con le esperienze negative che abbiamo avuto cercheremo di tirar fuori il meglio che possiamo e di reinserirci per la lotta del campionato 91. Credo non sia una cosa facile, però alla portata di una squadra con un potenziale molto alto come la Williams Renault. Questo è indubbio. Senti, vediamo insieme il servizio proprio sulla Williams Renault 1990 e poi continuiamo il nostro discorso. Doveva essere la terza forza, la grande rivale di McLaren e Ferrari. Alla Williams, infatti, per emergere pareva non mancare nulla. C'era il motore Renault, che dopo il positivo debutto del 1989 si presentava in astri di partenza con più cavalli in corpo. Al team inglese non mancava nemmeno lo staff tecnico, diretto dal razionalissimo Patrick Head e rinforzato da alcuni giovani interessanti. I piloti, infine, rappresentavano una sicurezza. Riccardo Patrese e Thierry Boutsen apparivano ben rodati, molto esperti e in grado di assicurare alla squadra un buon potenziale sul fronte dello sviluppo. Come siano finite le cose è risaputo. La Williams ha perso il confronto, non solo con McLaren e Ferrari. Inaspettatamente, la monoposto britannica è uscita sconfitta anche dalla Benetton, vettura che almeno in potenza era accreditata di minori chance. Qualcosa, quindi, non ha funzionato alla perfezione nel team britannico, ma andare a ricercare le responsabilità è molto difficile. La Williams, almeno sino alla seconda parte della stagione, ha fatto in pieno il suo dovere. Riccardo Patrese aveva illuso con la magnifica vittoria a Imola e l'interessante tempo in prova di Città del Messico. Thierry Boutsen, sempre costante, in Ungheria era rimasto al comando dal primo all'ultimo giro. Ma, per ironia del destino, proprio quella seconda vittoria stagionale avrebbe coinciso con l'inizio del periodo nero delle Williams nel Mondiale. Da allora in poi, infatti, le monoposto mosse dal 10 cilindri Renault hanno fatto come i gamberi, camminando a ritroso negli schieramenti e terminando i vari Gran Premi nelle posizioni di rincalzo. Un peccato, perché, almeno dal punto di vista motoristico, la Renault ha svolto nel 1990 un grande lavoro, portando in pista varie evoluzioni del propulsore. Un'unità che comunque, nel confronto diretto con i plurifrazionati Honda e Ferrari, è apparsa inferiore in fatto di potenza massima. Buona invece l'affidabilità generale, tanto è vero che spesso e volentieri le Williams sono giunte al traguardo. Ma il problema vero della squadra non è stato il motore. I guai maggiori sono venuti dal telaio, dal disegno delle sospensioni. La Williams è apparsa poco evoluta rispetto alla monoposto che aveva calcato i campi di gara nel 1989. Il telaio, pur realizzato molto bene, ha quindi accusato il peso degli anni, dando l'impressione di aver raggiunto il culmine del proprio sviluppo. Discutibile, almeno fino alla prima parte della stagione, la funzionalità della sospensione anteriore, imputata principale del mancato sfruttamento ottimale delle gomme utilizzate in corsa. Un anno all'insegna di luci e di ombre, quindi. Ma Patrick Head conosce la ricetta per riportare in fretta la Williams nel girone d'eccellenza della Formula 1. Per il 1991 l'ingegnere inglese ha progettato una monoposto molto diversa dalle altre, sia per quanto riguarda le forme aerodinamiche che per le sospensioni. In più sta continuando a sviluppare il sistema delle sospensioni attive e un cambio semiautomatico. Confermato Riccardo Patrese, lasciato libero Thierry Boutsen, Frank Williams ha riaccolto in seno al team il figlio prodigo Nigel Mansell, un pilota che pare avere molte rivincite da prendersi. Nel 1991 la Williams vuole tornare realmente grande. Al team non mancano né i finanziamenti né l'alta tecnologia, due qualità che dovrebbero permettere l'impresa. Gli avversari sono avvertiti. Allora Riccardo, Williams Renault
tutto da ricominciare da capo, ma punto fermo Riccardo Patrese. Secondo te, da inseguire più facilmente una Ferrari o una McLaren? Le cose vanno bene. Facilmente non è facilmente, né la McLaren né la Ferrari. Credo che siano due squadre che soprattutto nell'ultima parte di stagione si siano equivalse moltissimo e partono da favorite tutte e due. Senz'altro vediamo una McLaren che lascia da parte un motore 10 cilindri che secondo me era ancora il più forte in assoluto per adottare un 12 cilindri, vuol dire che sa di avere una potenzialità maggiore, per cui potrebbe di nuovo trovare qualche cosa in più rispetto a tutti gli altri. Diventa un po' dura se effettivamente sarà così. Riccardo, sembravi quasi rassegnato nel finale di stagione a quelli che potevano essere i risultati alla portata che non arrivavano. Era no, così? No, non ci siamo mai rassegnati perché abbiamo lavorato sempre al massimo. Tu, Riccardo Patrese. No, nessuno si è rassegnato perché anche dal punto di vista delle corse l'abbiamo sempre corse. Abbiamo corso sia io che Buzen al 100% delle possibilità nostre e della vettura, per cui un pilota non si rassegna mai, cerca fino all'ultima corsa di poter ottenere il massimo, anche se però effettivamente sapevamo che eravamo inferiori, non è? E abbiamo faticato tantissimo a trovare delle soluzioni valide che ci permettessero di continuare a crescere soprattutto dopo Imola, e questo è stato il nostro problema durante tutto l'anno, che qualsiasi cosa provavamo non riuscivamo a crescere, mentre gli altri sono cresciuti moltissimo. T'arriva un Mansell che è stato abituato bene da un ambiente Ferrari, che sicuramente vuole ancora dimostrare qualche cosa, è un compagno adatto per un... costruire una Williams Renault 91? Ma è adatto, l'importante è che sia lui concentrato. No, con questa atmosfera forse, sai, la Ferrari alle volte può anche deteriorare il carattere di una persona. Non lo so, io Nigel lo conosco già dall'88, ho lavorato bene con lui, penso che si possa fare un'ottima collaborazione, l'importante è che sia lui preparato anche a sacrificarsi per portare avanti un programma che è in salita, cioè magari l'anno scorso correva anche con una macchina vincente, soprattutto gli ultimi Gran Premi, che noi invece dobbiamo lavorare per diventarlo, e quindi bisogna lavorare il doppio, perché senza questa motivazione, questa voglia di fare, è difficile ottenere dei risultati. Hai detto la voglia, beh, sembra un po' il Maradona per le prove, Mansell, almeno lo ha fatto credere alla Ferrari. Lavorerà con te o ti devi sobbarcare tutto il lavoro di collaudo, al di là dell'apporto di Blundell, che però è lo sgrossatore delle vostre mani? Ma direi che dovrebbe lavorare con me, credo che ci divideremo il compito dei collaudi in equa parte, e Blundell è sempre una persona molto importante nel team, cioè il pilota collaudatore, perché è quello che, come hai detto te, sgrossa e tutte le novità gli fa fare dei chilometri, e poi dopo noi dobbiamo solamente vagliarle dal punto di vista di dargli il benestare per poi essere adottate in corsa, ed è molto importante, penso, non solo per la nostra scuderia ma anche per tutte le scuderie, avere questi giovani che si sacrificano, poi alla fine sono anche loro quelli che fanno più chilometri di tutti quanti. Non ti spaventa quindi il cambio semiautomatico di cui si parla, sospensioni attive, cioè le aspetti anche tu queste innovazioni? Ma io sinceramente aspetto tutte le innovazioni, però sono anche molto curioso di provarle, perché soprattutto il cambio automatico deve essere una cosa che ci dia un affidamento totale per adottarlo in corsa. Le sospensioni attive so che stanno andando molto bene, e quelle credo siano qualcosa che ci possa veramente dare in più. Quello che è mancato nel 90. Beh no, ci vuole anche un po' di motore, ci vuole anche il telaio, ci vuole tutto, aerodinamica. Per vincere bisogna avere tutti i componenti al posto giusto, e se non c'hai anche uno solo di questi che non funziona, stai indietro. Riccardo, allora con un po' di responsabilità che ti do questo. Grazie. Omega Speedmaster, grazie, momenti mille, che contano, omaggio di Grand Prix, ma grazie. Speriamo che sia l'elemento giusto per quello che cerchi nel 91. Grazie. Bene. Saluti a Riccardo Patrese, Grand Prix prosegue, un attimo di attesa e andiamo a vedere che cosa ha fatto Cadalora con la Honda. Moto velocità. Luca Cadalora alla Honda in cerca di rivincita. Salutiamo anche oggi, e permettete solo di farlo. No? Scusa Enrico, devo intervenire a San Siro, Inter in vantaggio con Serena. Enrico. Bene, grazie, saremo brevissimi, grazie, nel nostro ringraziamento vogliamo ringraziare. Cioè, scusa, sicuramente... meriti, devo ancora interrompere da San Siro. Ma questo non l'ha visto nessuno, c'è stato un rigore per l'Atalanta oggi, sì, a Bergamo. E c'era già un gol. Serena! Van Basten! La Jalapas Band è lieta di commentare per voi il meglio del calcio nazionale e internazionale. Mai dire gol. Domenica alle 22 su Italia 1.
l'universo del motore. Motor Show a Bologna dal 7 al 16 dicembre. Prevendita biglietti presso gli sportelli della Banca Commerciale Italiana. The very best of Elton John. It's a little bit funny, this feeling inside. 20 anni di grandi successi raccolti in un doppio album esclusivo. The very best of Elton John. Se suonare vuoi, ma suonare non sai, ti basta un dito e... comincerai! Con i 5 livelli, è facile, sai? Dando una mossa, buon tempi, System 5! Give me 5, give me 5, give me, give me System 5! Give me 5, give me 5, give me, give me System 5! Tanti suoni, è una festa assicurata, una musica così non c'è mai stata! Give me 5, give me 5, give me, give me System 5! Give me 5, give me 5, buon tempi, System 5! Sì, la famiglia, la casa, le responsabilità, proprio un dolce peso. E poi questo tenore di vita ce la farò a sostenerlo da solo. Ora, per proteggere te e la tua famiglia, ci sono le assicurazioni Fideuram, formule nuove nate da un'esperienza finanziaria unica. E il consulente Fideuram è sempre al tuo fianco. Sì, Fideuram ti dà una spalla. Fideuram, la tua guida finanziaria e assicurativa. Mitsubishi lancia il nuovo video HSE22. Win Digital Triadge Just Tracking Telecomando Jog Shutter. Avanti, indietro, fermo immagine istantaneo, da stop a play meno di un secondo. Mitsubishi, mi stupisci. Folla, emozioni, clamor. E i cavalli via che partono, e gli spettatori fremono. Il nostro amor è tutta una scommessa, ma nell'attesa com'è dolce soffrire. E i marmocchi dai che ridono, e i vicini lì che gridano. Vinceri voi, è solo una scommessa, ma l'emozione in fondo è tutta qui. Ippica, scommetti che ti diverti? Oramai è ufficiale. Luca Cadalora ha lasciato la Yamaha per la Honda. La presentazione si è tenuta il 19 novembre al Grand Hotel Roma, con una conferenza stampa organizzata dalla Rothmans, il tabaccaio che sponsorizzerà il nostro a partire dal prossimo 1 gennaio. Con lui c'era il nuovo team manager, Erv Kanemoto. Dal pilota sentiamo perché ha deciso di cambiare moto e team. Sono tanti motivi, comunque... La cosa principale era il bisogno di affrontare qualcosa di nuovo, di cercare nuovi stimoli, cosa che si affievolisce un po' dopo 4 anni con le stesse persone. E di cercare anche la moto che fino in questi 4 anni di Yamaha ti ha sempre fatto disperare, la moto che sognavi. Ma da parte della Yamaha c'è sempre stato un grande impegno e la loro massima disponibilità a fare le cose nel miglior dei modi, però insomma non siamo riusciti ad arrivare a un campionato del mondo. Diplomatico ma intraprendente il nuovo Cadalora. In segreto ha infatti già provato la Honda 500 con Kanemoto. Sentiamo perché ha così fortemente voluto legarsi al tecnico nippo-americano. Ma io l'ho trovato prima di tutto un grandissimo conoscitore delle moto. Ci siamo trovati veramente bene, addirittura c'è una questione proprio di feeling, come si dice, perché io pensavo ad esempio alle modifiche, a cosa avrei voluto fare sulla moto, lui nel momento che io le pensavo le stava già facendo e questo ti aiuta parecchio, cioè, è una cosa importantissima per un pilota avere completa fiducia su chi lavora sulla tua moto. La stima di Cadalora è ampiamente ricambiata. Da tempo i due volevano lavorare insieme. Sentite infatti come il tecnico giudica il pilota. Luca, I've watched him for a while, the last. L'ho osservato a lungo, soprattutto negli ultimi 2 anni. Siamo sempre molto occupati noi, ma ogni volta che lo osservo sento che è un vero professionista. E poi mi piace molto come guida. Mi ha impressionato davvero favorevolmente questo ragazzo. It was very impressive to me. L'impegno contrattuale di Luca è di un anno.
ma il sodalizio tra lui, Canemoto e la Honda punta più lontano, addirittura la 500 nel 1992. Io spero di riuscire a vincere il campionato del mondo della 250 e poi di avere l'opportunità per passare alla 500 nel 92. Canemoto ha sempre lavorato con la Honda, ha vinto con Spencer e Lawson, è sempre andato d'accordissimo con i suoi piloti. Qual è il suo segreto? First thing, I really enjoy racing. Prima di tutto io amo davvero le corse, sono tutta la mia vita. Poi ho sempre tentato di costruire un gruppo di persone che lavorano insieme, un team che sia una famiglia, non soltanto un gruppo di colleghi. Io credo che se abbiamo ottenuto qualche buon risultato, questo, sì, questo può essere uno dei motivi. Tra Catalora e Agostini, quindi, è davvero finita. Ma questo divorzio sarà indolore? Per ora non ci sono cause in corso, ma di sicuro non è una separazione consensuale. Ago ha accusato il colpo, è rimasto senza pilota e forse senza moto. Luca ha poi provato la Honda di nascosto, ora getta acqua sul fuoco, ma assomiglia un po' a Pinocchio. Io non ho assolutamente niente di personale nei confronti di Agostini. Io lo stimo come persona, lo ringrazio per quello che ha fatto per me fino ad ora e spero di poter essere suo amico anche nel futuro. Per adesso però vi parlate soltanto tramite avvocati, non è una grossa testimonianza di grande amicizia. Ma vedi, io la mia buona volontà ce la metto per rimanere in amicizia, dopo qualcosa deve venire anche dalla controparte. Controparte è una parola da aula giudiziaria, se finirà in tribunale non sappiamo, ma è sicuro che non ci saranno più abbracci tra Catalora e Agostini. E quello che speriamo è che ci siano altre numerose vittorie di Luca, tante da portarlo finalmente al titolo mondiale. Chissà, potrebbe davvero essere la volta buona. Con chi dovrà vedersela Catalora? La geografia della 250 per il 91 è quasi completamente definita e dunque non è difficile individuare i rivali più insidiosi per il Luca nazionale. Sulle Honda ufficiali, identiche alla sua, sono stati confermati lo spagnolo Carlos Cardús, che fino all'ultima gara del 90 ha minacciato il titolo di Kosinski, poi il tedesco Helmut Bradl e l'olandese Wilco Zeelenberg. Da questo fronte ci sembra aria tranquilla, non vediamo chi possa, almeno sulla carta, competere con Catalora, che diventa, con l'appoggio di Canemoto, il numero uno della Honda nella media cilindrata. Né maggiori insidie potranno arrivargli da Doriano Romboni o Stefan Prein, che affrontano la stagione con le Honda standard, pur dotate dei migliori kit a disposizione. È intuitivo, dunque, sarà John Kosinski a battersi alla pari con Luca, soltanto l'americano di Roberts, che ha già vinto quest'anno, che resta l'unico pilota ufficiale della Yamaha e che, come Catalora, potrà contare sull'appoggio totale della Michelin. La casa francese ha annunciato sì lo stop, ma per i migliori, sia in 250 sia in 500, proseguirà lo sviluppo. Honda contro Yamaha con l'arrivo inedito della Suzuki, che non potrà al primo anno essere pronta per vincere, ma che strappando Martin Wimmer all'Aprilia potrà invece raggiungere in tempi brevi una discreta competitività e forse anche Dera di Ghez seguirà lo spostamento di Wimmer. L'Aprilia si è trovata di conseguenza scoperta, ma sembra aver parato il colpo. Le ultime voci danno Reggiani al 100% impegnato con il team Sviluppo, guidato da Wittelen e da Brazzi, e poi Pierfrancesco Chili all'80% accasato con il team di Valesi. E un terzo pilota potrebbe ancora uscire dalla rosa di chi si è proposto, cioè Ruggià, Morillas, Casoli e Lavado. Ma l'Aprilia sarà la sola a difendere il Made in Italy nel moto mondiale del prossimo anno? Forse no. La Cagiva, pur non avendo ancora ottenuto una risposta da Lawson, pare intenzionata a proseguire. Tant'è vero che Alexander Barros se n'è andato in Brasile in questi giorni a far vacanza con in tasca un contratto già firmato. Dunque, se Lawson non ci sarà nel 91, ci si prepara almeno a riceverlo bene per il 92. Però ci sono altre brutte notizie per i team italiani.
Agostini, non disponendo di Yamaha ufficiali, sembra poco propenso a continuare con mezzi mediocri. Magari preparerà il rientro, programmato per il 92, come coordinatore della Gilera. E anche il team di Roberto Gallina potrebbe lasciare, perché senza proposte Roberto medita addirittura di impegnare la sua struttura per un campionato a quattro ruote nella Formula 3. E perdere Gallina, che tanto ha dato al motociclismo nell'ultimo decennio, ci sembra davvero un peccato mortale. Grand Prix News, in collaborazione con Uniroyal. Il pneumatico pioggia. Anche quest'anno la fiera di Pordenone ha ospitato quello che sta diventando un appuntamento classico per i piloti di Formula 1 tra la fine del mondiale e l'inizio della lunga stagione dei test invernali. A Pordenone, lo scorso fine settimana, c'erano molti dei piloti della pattuglia tricolore della massima formula, con l'aggiunta dei loro futuri colleghi. Due nomi su tutti, quelli di Roberto Colciago, nuovo campione nazionale di Formula 3, e Antonio Tamburini, reduce della prima promettente stagione nel campionato internazionale di Formula 3000. Per tutti, campioni collaudati e assi del domani, si è trattato di un tuffo nel passato, di un ritorno alle proprie origini agonistiche, affrontato, come era giusto, con spensieratezza, ma anche con tanta voglia di dimostrare qualcosa a tutti i costi. E così, dopo le prove ufficiali e un lungo lavoro di messa a punto dei kart, sullo schieramento di partenza il poleman Pirro è sceso a patti col collega di fila Capelli per non rovinare tutto subito. Ma non sarebbe servito. Ivan si è tolto subito dal vivo della lotta e per il pilota della Scuderia Italia non è stato difficile vincere davanti a Patrese. Lo scorso fine settimana ad Atlanta, Georgia, Dale Earnhardt ha conquistato per la quarta volta il titolo NASCAR. Dopo i successi del lontano 1980 e quelli consecutivi dell'86 e dell'87, il pilota della Carolina del Nord ha posto il suo sigillo su di un campionato vissuto tutto sulla rimonta del neocampione nei confronti della rivelazione Mark Martin, portabandiera di una nuova generazione di piloti stock. Martin ha infatti guidato la graduatoria generale per due terzi di campionato, ma ha perso la bussola proprio nella fase decisiva, quando è emersa l'esperienza di Earnhardt, che ha portato a successo una Chevrolet Lumina. Nella battaglia tra le case, dunque, la General Motors ha battuto la Ford. Sia Martin che il più famoso Bill Elliott, quest'anno un po' sottotono, erano al volante delle mastodontiche Thunderbird, ex dominatrici della specialità. Per tutti, l'appuntamento è con la 500 miglia di Daytona del prossimo febbraio. Sono sempre più a lungo termine le prospettive di successo della Nissan nel campionato IMSA. Al volante della biposto che ha permesso a Jeff Brabham di aggiudicarsi il titolo negli ultimi due anni, arriveranno l'anno prossimo altri top drivers. Tra questi spicca il nome di Gary Brabham, guarda caso proprio il fratellino minore del campione in carica. Abbandonata la Live Formula 1 a suo destino, dopo un paio di esperienze sfortunate, la scorsa primavera, il rampollo di casa Brabham ha compiuto la scelta americana. A partire dalla prossima 24 ore di Daytona, Gary sarà al volante di una Nissan in tutto e per tutto identica a quella del più esperto fratello, mascherata da un'altra scuderia. Ci sono tutti gli ingredienti perché la serie americana nel 1991 si trasformi in un affare di famiglia. Mondiale Rally. Scatta tra pochi giorni il RAC, prova conclusiva della serie iridata. Desiderio, i tuoi figli della notte. Per Desiderio, un film di Liliana Cavani, interno berlinese, domenica alle 22:30 su Italia 1.
adoro certe trasparenze. Eh già. Perché tu no? Anch'io. È così forte. Ma che sapore. Tu lo preferisci con ghiaccio o senza? Cointreau, forte, con sapore. Videocamere Saba, l'immagine della tua vita. Radio Monte Carlo presenta Supertramp. Tutti i sogni di una generazione. When I was young, it seemed that life was so wonderful. Take a look at my girlfriend. The very best of Supertramp. I'll give a little bit. I'll give a little bit of my life for you. Una straordinaria raccolta. Multi Face. Cade, cade, cade. Multi Face. Il giorno se ne va, Johnny Walker arriva. In collaborazione con Gemini, l'allarme scelto da 12 case automobilistiche europee. Le ostilità per questo Mondiale Rally 1990 si sono ormai chiuse. I titoli iridati sono assegnati e già si è parlato di 1991. Eppure, ancora una volta, il Rally d'Inghilterra, che chiude per tradizione la stagione di corse titolate, si prospetta come una delle gare più belle dell'anno. Un rally segreto che, dopo tante edizioni, la prima risale al 1932. Segreto non sarà più. Per la prima volta nella lunga storia del RAC sono state infatti permesse le ricognizioni del percorso, seppur in maniera davvero limitata, in giorni stabiliti, a orari fissati e con vetture di serie. Anche qui sono stati infatti banditi i muletti. Ai piloti hanno concesso di effettuare le prove speciali in colonnati e a velocità ridottissima. Negli anni passati si era polemizzato sull'effettiva segretezza del RAC. Molte speciali di questa gara infatti fanno parte di rally di campionato inglese e quindi c'era effettivamente qualche equipaggio che aveva le note. Un vantaggio notevole rispetto a chi affrontava la gara solo con l'aiuto del radar, come sta facendo qui il navigatore che vedete alla vostra sinistra, aiutandosi con una lente di ingrandimento. La segretezza del percorso, comunque, costituiva solo una delle tante insidie che riserva la corsa inglese. Il fondo inevitabilmente viscido ed insidioso rappresenta infatti la difficoltà più grande. A RAC stare in strada certe volte è quasi una scommessa. Non c'è pneumatico che sia quello giusto, o talento ed esperienza che tenga. Anche grandi campioni come Mark Whalen o Harry Vatanen ne sanno qualcosa. Per il pubblico inglese in questa corsa lo spettacolo è garantito e queste immagini lo possono confermare. Insidie o no, comunque quest'anno il RAC avrà una partecipazione record. 180 iscritti e tutti, proprio tutti, top driver del momento. Il numero uno naturalmente spetta al vincitore dello scorso anno, Pentti Airicala, che questa volta sarà al volante di una Ford 4x4. In squadra con lui l'inglese Wilson e Alessandro Fiorio, al debutto quindi con una nuova vettura e in una gara che non ha mai affrontato. Carlos Sainz ha un conto in sospeso con i Rally d'Inghilterra. Lo scorso anno la vittoria gli sfuggì in maniera clamorosa,
proprio a pochi chilometri dal traguardo. Il neo campione del mondo farà quindi di tutto per chiudere in bellezza la sua straordinaria stagione di corse. Con la Toyota ci sarà anche Arne Schwarz, ma non Mikael Eriksson. Il grande capo Ove Andersson ha infatti deciso così. Sembra quasi assurdo pensare che un due volte campione del mondo, come Miki Biasion, non abbia mai disputato una delle gare più classiche del mondiale. Eppure è così. Questa volta Miki prenderà parte alla trasferta inglese Lancia, insieme a Jukka Kankkunen e a Didier Auriol. La squadra torinese, pur avendo da sempre partecipato e anche vinto 5 volte dal 1969 questa corsa, non l'ha mai amata particolarmente, perfettamente conscia forse di quanto certe altre squadre, proprio per via del percorso segreto, potessero essere avvantaggiate. Una vittoria qui è sempre stata infatti molto ambita e combattuta già ai tempi di Munari, il cui miglior risultato fu un terzo posto nel 1974. Ci saranno poi i soliti veterani del RAC, Vatanen con la Mitsubishi, Allen con la Subaru, Salonen e Mikkola con la Mazda, Eriksson con la seconda Galant e tra le chicche il RAC avrà anche il pilota di Formula 1 Derek Warwick, al volante di una Subaru Legacy. Nelle mitiche foreste come la Kildare in Scozia o nei più suggestivi parchi del Galles si daranno poi grande battaglia per il titolo iridato di gruppo N, ancora da definirsi, Tommy Mäkinen e Gustavo Trelles, mentre Alain Orail, provvisorio leader della Coppa, aspetterà a casa l'esito di un titolo che si deciderà in terra inglese senza di lui. L'Inghilterra così a quanto pare non ha più segreti, forse per chi la disputa, ma non per chi come voi sta ad assistere. L'appuntamento quindi è alla prossima settimana. Talenti si nasce, ma campioni del mondo si diventa solo se al talento naturale si unisce ingegno, forza di volontà e, perché no, anche quel pizzico di fortuna necessario ad uno sportivo per poter emergere. Miki Biasion è l'esempio italiano per eccellenza di campione del mondo completo. 32 anni non sono poi molti per un pilota di rally, tuttavia rivolgere l'attenzione al probabile futuro suo erede è più che naturale. E così abbiamo voluto esaminare queste forze nuove made in Italy dei rally. Alessandro Fiorio è naturalmente il primo nome che viene in mente quando si parla di rallisti italiani in carriera. A 25 anni Alex vanta un palmarè che senza dubbio gli fa onore. Vincitore nel 1985 del trofeo su ghiaccio con la Panda, nello stesso anno ha poi conquistato il campionato Fiat 1 e quella fu la sua prima risposta tangibile a chi lo considerava solo il figlio di Cesare Fiorio, un papà tanto noto e potente nel mondo delle corse, ma che di certo non poteva schiacciare l'acceleratore al suo posto. I suoi exploit sono poi continuati nel 1987, quando vinse la Coppa FIA di gruppo N con la Delta del Jolly Club, la squadra che ha creduto in lui fin dall'inizio e che lo ha fatto entrare a far parte del grande giro del mondiale. Alex Fiorio si è subito destreggiato molto bene contro i top driver e i risultati parlano da sé. Vice campione del mondo nel 1988 e terzo in classifica iridata nell'89. La stagione 90 per Alex non è certo stata la più redditizia, quella che gli ha dato più soddisfazioni, ma a volte anche gli insuccessi portano consiglio e soprattutto fanno maturare nella vita e conseguentemente nello sport. Per Alex è giunta l'ora della verità. Alla Ford, la squadra dove ha approdato, già da questo rally d'Inghilterra, lo aspetta un duro lavoro. C'è un altro Alessandro al centro dell'attenzione, anche lui figlio d'arte. Si tratta di Fassina. Suo padre Tony, più volte campione italiano ed europeo, oggi è il suo più grande tifoso. Ma non si può certo dire che Alessandro, 24 anni, del segno zodiacale dei pesci, possa far ricordare il padre, se non per quella determinazione che ha già dato i suoi buoni frutti. Primo nel trofeo 1 Under 23 nell'86, al secondo anno di corse, conquistandosi così un posto di guida al Jolly, al volante di una Delta di gruppo N, con cui disputò alcune gare di campionato italiano. E quindi un'altra cosa in comune con Fiorio, passare alla guida di una Ford, però lui di gruppo N, con la quale ha appena vinto il titolo italiano. Ha come Alex Fiorio, come Alessandro Fassina e come Andrea Ghini.
Miki Biasion lo considera il pilota tra i giovani più promettente. Toscano, per l'esattezza di Colle Salvetti, Ago, così viene soprannominato scherzosamente nell'ambiente, ha davvero un grande potenziale. Lo ha scoperto la Peugeot e la Peugeot, ingaggiandolo in squadra come pilota ufficiale, gli ha permesso di maturare esperienza ed esprimere il suo talento anche disponendo di una vettura a sole due ruote motrici e dalla potenza limitata, qual è la 405, che comunque gli ha consentito buoni piazzamenti in questo campionato italiano e le vittorie a Liburna e al Ciocco. Andrea Ghini, a 26 anni, può davvero mirare in alto. È il più giovane dei due gemelli, entrambi con la passione delle corse, ma lui, Pier Giorgio Deila, va decisamente molto forte. Mauro Pregliasco, team manager dell'Astra, ha visto giusto e gli ha dato ampia fiducia. E così l'Abart, per la quale quest'anno ha effettuato test vari. Quest'anno ha disputato una splendida stagione di campionato italiano, vincendo in Val d'Aosta e all'Elba e terminando terzo nella classifica continentale. Piero Liatti è il vice campione italiano, ex velocista, correva in Formula Abarth e ha approdato ai rally anche egli nel Trofeo 1, che ha vinto nell'86 e da allora, grazie alla Grifone, e la sua è stata un'escalation continua di grandi prestazioni. Quella che più gli fa onore di certo è l'essere stato un avversario così duro per Cerrato nel campionato italiano. Per finire, Gilberto Pianezzola è tra quelli che ancora devono dimostrare, ma che comunque in soli 3 anni di attività si sono già messi in luce. Sono 6 nomi da ricordare, c'è chi giura che tra questi ci sarà un campione del mondo. Tra poco a Grand Prix, la prova dell'Aprilia Amigo 50. Si scontrano, questo si chiama guerra. Le cose si distruggono, questo si chiama entropia. I sentimenti svaniscono, questo si chiama aridità. La gente non capisce, questo si chiama ignoranza. Le cose possono cambiare, questo si chiama Buzz. Questo è Buzz. Tino Cosma, je t'aime. Tu lo sai che piaci, tu, con un bacio tu, hai qualcosa in più. Più baci, più piaci, diamoci un mondo di baci. Multi face. Multiface. Con il nuovo Technic Control Center, le tue creazioni prendono vita. Non mi scappi più. Videocamere Saba, l'immagine della tua vita. Just like a daydream, the bittersweetness tonight. Chi tardi arriva, male alloggia. Largo lo stop! Precedenza assoluta! Ah no, ci sono prima io! Da noi, acqua calda ce n'è per tutti. Metano, acqua calda in libertà.
Va in Easy, per chi ha la moto dentro. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games. Sono alla sede della televisione a Milano 2 e dentro 5 minuti, sfidando il traffico della città, devo riuscire a raggiungere il centro e non sarà facile. Ma oggi dispongo del veicolo giusto, è uno scooter che con una pennellata di colore riuscirà anche a ravvivare questa grigia giornata autunnale. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step. Vi illustro quello che non potete vedere perché è coperto dalla scocca. Il telaio monoculla e tubi d'acciaio. La forcella è una vera forcella a steli rovesciati e la sospensione posteriore è monoammortizzatore con il motore che funge da braccio oscillante. Cerchi in lega da 10 pollici, 71 kg di peso, 5 litri di capacità per il serbatoio. Il motore naturalmente è un monocilindrico a due tempi, raffreddato ad aria con ammissione a lamelle, miscelazione separata, accensione elettronica e avviamento elettrico. E molta cura i tecnici dell'Aprilia hanno posto nella ricerca del limite all'inquinamento, dunque particolari soluzioni per la parte termica e poi una marmitta speciale con paratie per ridurre al massimo la rumorosità. Per l'Aprilia lo scooter è una novità, ma del resto l'Aprilia ha sempre soddisfatto in pieno tutte le esigenze del motociclista e dunque non poteva trascurare il problema di oggi, quello del traffico convulso nella città, quello della mobilità individuale. E nel progetto ha investito addirittura 8 miliardi. Il prodotto alla fine è divertente, è simpatico ed ha dimensioni europee, cioè è lo scooter più abitabile. L'amico costa 2 milioni e 890 mila lire, chiavi in mano. You know she's a little bit dangerous. L'amico è agile, brillante ed è sicuro, perché tanta abitabilità non vuol dire soltanto comfort, vuol dire soprattutto sicurezza. E a questo argomento contribuiscono i pneumatici di larga sezione. Sprintare in fretta dai semafori è un altro argomento di sicurezza, vuol dire cavarsi in fretta dagli impicci in mezzo al traffico cittadino e sospensioni efficaci permettono di viaggiare in pieno relax anche sul pavé o nell'attraversamento dei binari. E ci sono due elementi dell'amico che voglio sottolineare perché sono importanti. Primo, i gruppi ottici hanno grandi dimensioni e tutto questo per la nostra sicurezza. E poi, sotto la sella, un vano con serratura, illuminazione, per sistemare il casco. Beh, non è male, no? Originale look, finalmente un mezzo adatto a tutti e quattro le possibilità cromatiche. Oltre a quelle che avete visto, c'è anche il nero e la combinazione viola-giallo. Ragazzi, scusate, la prof è già uscita? No. Ce l'ho fatta. In 4 minuti e con l'Aprilia amico non è stato neanche difficile. Chiudo la prova al solito con le mie raccomandazioni. E le faccio a voi, ragazzi, come sono. Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza, sempre. E con queste immagini di Nico Cereghini impegnato a domare le prestazioni della sua Aprilia Amico 50 centimetri cubici è arrivato anche il momento di chiudere questa puntata di Grand Prix. Il nostro appuntamento al solito puntuali la prossima settimana, giovedì sera alle 23:30 circa e poi il secondo passaggio alla grande, mi raccomando, domenica alle ore 13.